Tesoro? Chiefs? Tesoro? Hai perso l'uso della parola o devo chiamare un esorcista? Ma no, Silvana, che... Cioè, senti qua, lite per il telecomando della televisione sfocia in tragedia. Cioè, questi in casa si sono sparati perché per tenere il telecomando in mano. Ma capito? Ma la gente è impazzita. Marco, mi dammi il sudoku. No, non te lo do. Marco, se non mi dai il sudoku ti ammazzo. Ecco, invece ammazzarsi per un sudoku è molto più sano. Vai a vedere. Volevi il sudoku? Giocaci, no, adesso. Ma adesso giocaci tu, ma è possibile che vuoi fare sempre quello che faccio io? Dai, io sono il più grande, decido io cosa fare, dai, su. Ma sì, e chi l'ha deciso il criterio? Allora facciamo in ordine alfabetico. Alessia, Marco. Oh, basta? Oh, per favore. Oh, ma avete rotto le scatole, eh? Tutti e due, forza, sparite. Andate là a guardare la televisione, via, su. E non vi voglio sentire, eh? Che uno dopo una giornata di lavoro ci avrà diritto. So, voglio dire, mamma, io a stare tranquillo. No, spingete. Oh, non vi mettete le mani addosso. Forza. Mamma mia. Non chiudi la porta a faccia a tuo padre! Ma che mi sei bloccato? L'ormone della crescita? Bravo, amore. A volte un po' di polso per domani ci vuole. Modestamente. E mo, guardiamo se un po' di sport. Vedevo l'ora, no? È che stava... Scusa, stava per iniziare via col vento. No. È un sacco di tempo che non lo vedo. Ma dura 10 ore! Esagerato, dai. Un classico, beh, dai. Fammi compagnia. Allora cosa? Vabbè, come finisce sto polpettone ormai è chiaro. Invece il calciomercato è ancora tutto da definire. Dai, vuoi mettere le emozioni che ti regala questa storia d'amore, d'amicizia, di guerra, di solidarietà? Ti insegna un sacco di cose della vita. Ma vuoi mettere invece il pathos di un calciatore comprato all'ultimo minuto con grandissimi sacrifici? Ma che ne sai tu di sacrifici se non sai nemmeno restare 10 minuti senza calcio? No. Dai, dammi il quarto, sto telecomando, per favore. Mamma mia, chi è? Lo che sarà mai? Come i ragazzini, Silvana. Ma non ti vergogni, ma che tristezza. Fai, fai pure. Faccio, sto facendo. Fai. Ma che fai, non muori, dai? No, non ci penso proprio. Ma che... Tesoro! Guarda che crepa nel soffitto! Guarda! Ma non ridere, non sto scherzando! Guarda lì l'intonaco, qui ci viene giù tutto in testa! Oh! Calciomercato! Va bene! Te lo do, ecco, vieni a prendere qua! Ecco il deal, ecco il pando! Non lo vuoi? Tesoro, è qui, portami in mano! Non ho parole! È come la spada nella roccia! Ah, io sarei un despota come prevaricatore. Ma parli tu che mi hai costretto a venire fino a Macerata a sentire quel piagnone che canta. Quel piagnone che canta si chiama Renato Zero, ed è un nome di tutto rispetto. E tu piuttosto allora che mi hai portato a quella convention di autonoleggiatori. Siamo stati un intero weekend in un capannone. E scusa se io lavoro sempre, tesoro. Io lavoro sempre e penso sempre alla mia famiglia, capito? E gradirei che ogni tanto tu te ricordassi chi è che porta i pantaloni in questa casa. Sì, certo, i pantaloni col telecomando incorporato. Tiralo fuori subito, se no ho già tre. Che mi fai? Se no io adesso chiamo Romano e gli suggerisco di informarsi sugli stipendi che spettano di solito quelli del suo ruolo. Ma che devo mettere a fare la spia? Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù. Quando muore va laggiù. Poi saremmo noi quelli a cui si è bloccato l'ormone della crescita. Comunque quando avete finito di fare i bambini su Rai 3 c'è il vostro programma preferito. No, oh, io lo guardo solo perché lo guarda lui. Io lo guardo perché lo guarda lei. Non è vero. Lo guardiamo perché piace a tutte e due, vero? Sì, se la sa. Anzi, adesso ce la vediamo. Adesso, sì. Spada laser. Con qua il programma. Grazie. Mamma, il mio. Dai là, guarda la televisione. Guardate quello che volete. Noi guardiamo questo. Tutto a posto, su. Sì, dai. Piantare? Di che? Di che? Di girare, hai 40 anni, non 4. Ma perché? Che vuol dire che ho 4? Che mi devo vedere per forza se schifezze che puoi vedere tu? Non sono schifezze, sono... Ah no, sono che? No, sono cose carine, programmi, no? Sì, interessanti, una certa... No, rimettiamo il tuo perché... Oh, è che... Tesoro, attenta che qua ti sei bruciato un po'. Mamma sta sempre a fare 100 cose insieme per noi e non l'aiutiamo mai. Ti vuoi sedere? Sei un po' stanca? No, grazie. Che buono il basilico che ha attivato papà. Ammazza, sembra proprio...